livello di parentela avevi con i fratelli Sonaia? Io ero la cugina, perché il papà di Benedetto e Giancarlo erano i figli del fratello della mia mamma. Poco, E che cosa ricordi di quel giorno? perché ero piccola, avevo 4-5 anni, e mi ricordo che abbiamo sentito la botta, perché io abitavo poco lontano. E poi la gente che dopo correva quando si è sparsa la voce che era successo questo. E io mi ricordo la disperazione della mamma, però ero piccola. E poi mi ricordo i funerali, sono stati proprio una tragedia per i zii, per tutti. E poi col tempo se ritrovavano ancora dei pezzi, dei frammenti di persone sui campi. È stato brutto. Tu che cosa facevi al momento dell'accaduto? Io ero piccola, stavo giocando con una bambolina di stoffa, perché a quei tempi non era come adesso. Non mi ricordo bene l'anno io che è successo, però sarà stato 51-52, non prima, erano altri tempi. E poi mi ricordo che insomma la voce si è sentita che era successo questo gran danno e la gente correva, mi ricordo la mamma e anche lei è scappata, poveretta. Comunque aspetta, perché la mia mamma mi sa che mi ricordo se era morta la nonna, che lei insomma c'era la Maria era piccola, beh, infatti la mamma aveva avuto 2 anni. E poi io ne ho certo, ero piccola, neanche ci sono andata, ma mi ricordo che il paese, visto è piccolo, la gente parlava, tutti erano rimasti disperati perché una cosa del genere. Erano tre i ragazzi che tornavano da scuola. E i ragazzi Benedetto e Giancarlo Sonaia sono morti. Un altro ragazzo che era insieme a loro, si è salvato, si era ferito malevemente, però si è salvato, stava bene. E che cosa hai provato e quali sono state le tue sensazioni? Poco capivo perché ero piccola, vedevo loro che piangevano, si disperavano, ma certo io ancora, anche se li conoscevo, i miei cugini, li conoscevo. Però certo, l'età era quella, provavo poco perché l'età, capivo insomma quel che poteva essere. Niente, così. Poi dopo, ecco, dai racconti insomma anche che dicevano, un po' quando ero più grande, perché lì per lì, con gli anni che avevo, poco potevo percepire di quello che stava succedendo. La cugina di Benito e Giancarlo Sonaia. Quando sono tornati da scuola hanno sentito uno schioppo forte e gli è schioppiata sta mina che avevo pistato andando giù a casa. E dopo in quel modo cioè, dopo hanno chiamato il suo babbo che era a fa la legna. E sono tornati giù e tutta la polizia, carabinieri e tutto il movimento in quel modo, insomma, ma i loro già erano tutti strappati da una mina. Quando io ho sentito quello scoppio c'era la mamma mia che mi ha detto Madonna quel che è successo così con sta mina. È corsa via e si è messa a piangere e in quel modo è successo che ero morti, insomma. Quanti anni avevi nel 1950? Che 3 anni. cosa ricordi di quel giorno? E io mi ricordo poco perché a piccolina io vedevo la gente che correva e si era visto tanto fumo in una gran botta.
e tutti erano accorsi per vedere che era successo. Io non ne so. E che cosa hai provato? Quali sono state le tue sensazioni? Io capisco poco, le mie sensazioni, a quell'età poco capisci. No? Dispiacere sarà stato, ma neanche a 3 anni, neanche tu riconosci tanto, volevo dire, capito? Avevo un rapporto stretto con lei. Beh, lui era il fratello della mamma, la mia mamma, il babbo di figli. Erano nipoti, no, erano cugini, non nipoti, cugini veri. Il 6 marzo 1950, tre ragazzi, Giancarlo e Benito Sonagli, di 12 e 13 anni, e il loro coetaneo, mentre stavano tornando a casa da scuola, hanno trovato una mina risalente alla Seconda Guerra Mondiale. I ragazzi, attratti dall'oggetto, si sono avvicinati ed hanno pensato che un suo componente poteva essergli utile nel gioco delle piastrine. Quel componente era l'innesco della mina e, quando hanno provato a staccarlo, la mina è esplosa. I due fratelli sono morti sul colpo, mentre l'altro ragazzo è rimasto ferito ad una gamba. A ricordo di questo tragico incidente è eretto sul posto un chip in memoria dei due fratelli.